Ciao ragazzi, benvenuti con una nuova video ricetta. Oggi vedremo i bucatini con i broccoli arrivati, una specialità siciliana, anzi per meglio dire una specialità palermitana. Infatti è proprio tipica della zona di Palermo. Se non sbaglio questa preparazione viene anche chiamata pasta alla pollina, non so il perché venga chiamata così, in ogni caso è troppo buona. Come sapete stiamo facendo un po' un excursus nella cucina siciliana, infatti in questi ultimi mesi vi ho proposto tantissime ricette della cucina siciliana. Adesso diciamo per novembre e dicembre accantoneremo un po' la cucina siciliana, in seguito ci addentreremo un po' nella sezione zuppe e poi a dicembre nelle ricette natalizie. Quindi mi sa che questa sarà l'ultima ricetta dell'anno dedicata alla Sicilia. Ok ragazzi, vi consiglio di seguirla, già qua dietro di me ci sono tutti gli ingredienti belli pronti da essere presentati e dopo la realizziamo insieme. Ciao! Ok, ecco qui sul tavolo tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo. Bucatini con broccoli arriminati, quindi ovviamente il protagonista di oggi sarà il broccolo. Qui in giro nello schermo vi metterò una foto del broccolo che occorre, broccolo cavolfiore verde. Questo broccolo io già l'ho sbollentato per circa 30-40 minuti. Ragazzi, per questa preparazione è importantissimo che il broccolo sia ben lessato e ben morbido, quasi a contatto con la forchetta si deve un po' spappolare. Quindi il broccolo già sbollentato e conserviamo anche la sua acqua di cottura. Questo l'ho sbollentato in acqua leggermente salata, quindi il broccolo bollito, un pugnetto di uva sultanina ammollata almeno mezz'ora in acqua, un pugnetto di pinoli, questi sono all'incirca 30 grammi, una cipolla tritata, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e peperoncino, 5-6 filetti di acciuga, ovviamente bucatini con i broccoli arrivati, quindi avremo bisogno di bucatini, e infine una bustina di zafferano, una bustina, forse sarebbe meglio dire mezza bustina di zafferano. Questa di qua ragazzi è opzionale, ci sono due versioni infatti di questa pasta, sia fatta con lo zafferano oppure fatta con il pomodoro. Sia per quanto riguarda lo zafferano, come già ho detto, ne useremo mezza bustina, mentre per quanto riguarda il pomodoro, che so, un pomodoro fresco oppure 2-3 cucchiai di salsa di pomodoro, un cucchiaino di estratto di salsa, sia lo zafferano sia il pomodoro non devono essere predominanti in questa preparazione, ma devono essere giusto un tocco appunto di colore all'intera preparazione. Infine, come topping, e anche questa è una cosa tipicamente siciliana, metteremo della mollica abbrustolita. Questa semplicemente l'ho abbrustolita in padella con un goccio di olio extravergine. Ok, tutti gli ingredienti sono pronti, andiamo subito a preparare. Ok ragazzi, iniziamo subito a preparare il nostro condimento per i nostri bucatini. Ho già messo nella pentola un filo d'olio, metto anche la cipolla, la metto tutta, voilà. Metto la tazzina d'acqua. La tazzina d'acqua serve sia a cuocere bene la cipolla che anche l'altra funzione di utilizzare meno olio. Quindi la tazzina d'acqua, mettiamo le spezie, in questo caso una spolverata di pepe nero e un colpetto di peperoncino. Ecco qua, aggiungo anche adesso un pizzichino di sale e lasciamo soffriggere e cuocere la nostra cipolla per circa 10 minuti. È molto importante in questa fase non avere fretta e lasciare cuocere e soffriggere per bene la cipolla. Ci vediamo dopo. Ok, 10 minuti sono passati, la nostra cipolla è ben soffritta, possiamo aggiungere i 4-5 filetti di acciuga.
Ragazzi, come dico spesso in questo genere di preparazioni, anche se non amate le acciughe, comunque mettetele, perché sono più che altro, noi le usiamo come insaporitore. Il gusto alla fine, diciamo, della fiera, della ricetta, il gusto dell'acciuga, tra virgolette, non si sentirà più e si sarà amalgamato benissimo nell'intera preparazione. Vedrete che le acciughe appena messe nell'olio proprio si sfalderanno, diventeranno, non si vedranno neanche più. Ok, quindi vedete, in 10 secondi le acciughe sono completamente disciolte nell'olio. Possiamo aggiungere sia l'uva passa. Vi ricordo che quest'uva passa l'ho diciamo ammollata per mezz'ora, 40 minuti in acqua calda, e aggiungiamo anche i 30 grammi di pinoli. Ok, lasciamo soffriggere il tutto. Ok, ha bisogno di un minutino di frittura, a dopo. Ok, abbiamo soffritto per circa un minuto sia i pinoli che l'uva passa. A questo punto prendiamo il broccolo e versiamolo direttamente nel nostro soffritto aromatico. Quindi ho messo tutto il broccolo, ovviamente l'ho scolato un po' con la schiumarola, l'ho messa all'interno della mia padella e adesso non si deve fare altro che girarlo e rigirarlo. Vedrete che, essendo che l'abbiamo cotto molto bene questo broccolo, già con la semplice paletta si frantumerà e diventerà quasi cremoso. Ragazzi, se avete ben visto, io ancora non ho messo il sale, l'ho fatto apposta. Vi ricordo che già il broccolo di suo ha cotto nell'acqua leggermente salata, e in più ho messo l'acciuga che già di per sé è salata. Quindi, diciamo, salerò soltanto alla fine e soltanto se occorre. Quindi in questo momento faccio saltare, diciamo, il mio broccolo in questo soffritto aromatico e, non so se ci fate caso, con la paletta agevolo un po' lo sfaldamento del broccolo. Vedete, già praticamente in presa diretta già questo condimento si è trasformato dal fiore del cavolfiore in quasi una crema. Ovviamente, ragazzi, non so se vi ricordate, vi avevo detto, vi avevo anche un po' accennato e parlato del brodo di cottura del broccolo. Questo non si butta, intanto vediamo se diciamo il nostro sugo, il nostro condimento, la nostra crema di broccoli si asciuga troppo. Ovviamente prendiamo un mestolino di questo brodino e lo aggiungiamo al condimento, o se no, magari possibilmente non ce ne sarà neanche di bisogno. Questo dipende un po' dal broccolo, non tutti i broccoli reagiscono alla stessa maniera alle cotture. Vedete già che bella crema si sta formando. Ok, va benissimo così. In ogni caso, in questa pentola cuoceremo adesso la pasta, quindi comunque questo brodo di cottura non va assolutamente gettato. Ok, faccio cucinare il mio broccolo, che vi ricordo già è cucinato da sé, per almeno per un 5-6 minuti. Ci vediamo dopo. Ok, sono passati i famosi 5 minuti da quando il broccolo cucina, diciamo, nel suo soffritto. Come vedete, ha formato naturalmente una bellissima cremina. Io già l'ho assaggiato e, come avevo diciamo intuito, non c'è stato bisogno di mettere il sale, perché appunto il broccolo già era leggermente salato, più le acciughe, andava benissimo così. A questo punto aggiungete o il pomodoro, per chi ha scelto la strada maestra del pomodoro, o aggiungete lo zafferano. Ho messo in una ciotolina la mezza bustina di zafferano. Ragazzi, vi ricordo che sia il pomodoro che lo zafferano sono diciamo, serviranno solo a dare colore, non devono essere predominanti in queste preparazioni. Quindi nel mio caso ho messo la mezza bustina di zafferano in una ciotolina, ecco qua, metto un po' di brodo
brodo di cottura del broccolo, ecco qua, vedete che bel colore giallo che si è formato, ok, lo zafferano è ben disciolto, lo possiamo adesso versare nel nostro condimento, ok, vedrete che assumerà un meraviglioso colore tendente al giallino, ma ribadisco, non dovrà essere predominante nel sapore. Tra l'altro lo zafferano è una spezia molto saporita e che cambia molto il sapore delle cose, quindi ragazzi andateci piano con lo zafferano. Ok ragazzi, lascio cuocere per un altro paio di minuti e il mio condimento è prontissimo. Qui, qua lascio cuocere altri 2 minuti. In questa padella, in questa pentola, scusate, come vedete è rimasto il brodo di cottura del broccolo, ovviamente aggiungerò dell'acqua sino ad avere la quantità necessaria per cuocere la pasta e qui dentro stesso cuocerò i miei bucatini. Ok ragazzi, ci vediamo una volta che avrò cotto i miei bucatini e saranno ben scolati. Una sola precisazione: cuocete i bucatini 2-3 minuti in meno di quanto è indicato nel pacchetto. Nel mio pacchetto sono indicati 8 minuti di cottura, quindi io grosso modo li farò cucinare solo 5-6 minuti e dopo vi spiegherò il perché. Quindi ci vediamo una volta che i miei bucatini saranno cotti e scolati. Ok, pasta cotta, il nostro sugo era lì che attendeva proprio di essere utilizzato. Mettiamo, condiamo generosamente appunto la pasta con il sugo che abbiamo preparato. Mettiamo un filo d'olio a crudo. Ok, scusate, sono pieno di attrezzi. E incominciamo a riminare la pasta, ecco perché si dice pasta con i broccoli arriminati, proprio perché diciamo la pasta proprio si deve quasi fondere con il condimento ed essere un tutt'uno. Ok, vi ricordo che la pasta era è stata diciamo scolata 2-3 minuti prima del suo diciamo della sua completa cottura ed è proprio questo diciamo il grado giusto. Infatti la sento anche proprio dura alla paletta a girare. Ok ragazzi, la rigiro per 2 secondi e ci vediamo fra un secondo. Ok ragazzi, ho rigirato la pasta con il condimento. Ok, perfetto. L'ho rigirata per circa 2-3 minuti. A questo punto spengo il fornello, metto il coperchio e ancora non è pronta. Questa pasta, per essere diciamo perfetta, deve un pochettino riposare insieme appunto al condimento di broccoli per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Ecco perché era veramente molto importante diciamo scendere la pasta un po' indietro di cottura. Io oggi terminerò qua la ricetta, ovvero lascerò riposare un po' la pasta e poi farò la famosa presentazione finale, ma volendo si può tranquillamente continuare la preparazione, che so, con questa pasta fargli, diciamo, fargli gratinare in forno con un po' di provola e pan grattato, oppure questa pasta è buonissima per essere consumata il giorno dopo fritta. Ragazzi, è un piatto estremamente tradizionale che diciamo i siciliani hanno negli anni e nei secoli hanno declinato in 10 miliardi di modi diversi. Quindi, tornando a noi alla ricetta di oggi, io ho finito qui e ci vediamo fra qualche minuto per la presentazione del piatto. A dopo. Ok ragazzi, finalmente dopo i 10 minuti, il quarto d'ora di riposo, i nostri bucatini con i broccoli arriminati sono pronti.
quindi sono da gustare leggermente intiepiditi, e per una volta mangerò qualcosa che cucino alla giusta temperatura, perché ogni volta con questa scusa delle video ricette mangio sempre tutto quello che preparo fuori temperatura, o troppo caldo, troppo freddo, anzi no, quasi sempre troppo freddo. Comunque questi sono discorsi che a voi non interessano. Per una volta mangerò una mia preparazione alla giusta temperatura di servizio. Ve la consiglio a tutti questa preparazione, e vi dirò pure un'altra cosa: a detta degli altri questa è una delle ricette che mi riesce meglio, quindi oramai sono anni che tutti me lo dicono, quindi sto incominciando a crederci anche io. Basta, vado a mangiare, vi do un grosso bacio, vi dico ciao e alla prossima video ricetta. Ciao ciao!